spostato. Sì, si vede. Buongiorno, ciao Marci. Oddio, cosa ho fatto? Vado in diretta anche col mio, no? Buongiorno, buongiorno. Allora c'è qualcuno oggi, non siete andati tutti al parco? Pensavo di trovarvi tutti al parco stamattina. A fare ginnastica, potremmo organizzare una giornata al parco in diretta, 2 metri di distanza, ognuno facciamo una parte dal vivo, chi viene, e una parte in diretta, facciamo? Oh, si può fare, non ho ancora capito se serve o no la mascherina, se le manteniamo le 2 metri di distanza serve o no la mascherina, qualcuno lo sa? Boh. Però potrebbe essere un'idea, andiamo al parco, non so quale parco perché adesso saranno pieni imballati, facciamo lezione e facciamo anche video in diretta. No, Noè, ma sì, Noemi, sì, facciamolo. Facciamo la diretta dal parco con le persone che vengono a distanza, 2 metri, quindi dobbiamo andarci col metro, ragazzi. No, non serve la mascherina. Ah, ok. Quindi se siamo al parco, 2 metri di distanza, senza mascherina. No, non serve, e in più siete all'aperto. Ah, possiamo organizzare in diretta per chi non può venire al parco quel giorno lì e in più facciamo lezione invece per chi può fare lezione dal vivo. Però se è colorata ce la mettiamo. Oh, guarda la mia. Bella la mia. Tra. Sono fashion. Quindi si può fare? Facciamo questa organizzazione Pilates al parco. Quale parco? Troviamoci un bel parchetto bellino, dove non ci sia troppa gente, perché se no io vi seguo da Sydney. Come da Sydney? BBBG. Io vi seguo. Ha scritto proprio Sydney, ragazzi? No, spiegami, BBBG. BBBG. Da Sydney? No, voglio, prima di iniziare questa lezione voglio capire come ti chiami, BBBG, e se davvero ci stai seguendo da Sydney. Per favore, dimmelo, perché questo mi emoziona. Da Sydney. Bello. Beh, facciamo sempre la diretta però. Siamo famose, a quanto pare sì, ci segue da Sydney. Sì, da Sydney! Madonna, ciao! Beh, facciamo sempre la diretta allora per la Bibi. Dobbiamo sentire. Beatrice. Ah, ecco la Beatrice, adesso ho capito. Ok, sì, ci siamo sentiti, Beatrice, sì, è vero. E allora facciamo sempre la diretta. Perché se no la Beatrice come fa a fare lezione? E poi facciamo lezione per chi vuol venire a fare lezione. Adesso organizziamo, dai, prossima settimana facciamo un giorno. Proviamo a fare un paio d'ore, no? Un'ora no, facciamo 2 ore, un'ora con me, un'ora con la Marci, dove possiamo fare lezione al parco. Vediamo un attimo cosa dicono queste nuove direttive per capirci un po'. E così proviamo a fare una lezione in diretta. Dal parco, in diretta per chi non può partecipare dal vivo, chi vuol venire verrà lì col suo materassino a far lezione. Adesso mi metto d'accordo con la Marci, va bene? Così vediamo tutte le varie comunicazioni. Al massimo lo faremo al pomeriggio, perché no, forse però da Sydney è peggio. Fammelo sapere se è meglio di mattino o di pomeriggio. Oppure facciamo una e una. Detto questo, andiamo a lavorare. Ciao Paola, ciao Chiara, a lavorare oggi con Pilates Fluid Mobility. Ormai lo conosciamo, abbiamo già fatto. Fate subito, va bene, Marcio, ho già capito che vuoi farlo, va bene, lo organizziamo, è già fatto. E oggi faremo un tutta una esercizi del Pilates in modo fluido. Cercate di mantenere sempre le posizioni più corrette possibile, nel senso, se sentite faticamento, io vi faccio sempre vedere la parte più facile. Se la schiena non vi sostiene nella parte più difficile, continuate a fare la parte più facilina, ok? Ci serve un materassino. La Beatrice dice mattina sarebbe super. Beh, faremo una volta mattina e una volta pomeriggio, così tanto
Ancora non mi fanno aprire lo studio, quindi ancora ho un sacco di tempo libero. Quindi quando mi faranno aprire lo studio avrò meno tempo, però chissà, forse continueremo a fare qualcosina anche su Instagram. Vedremo. Intanto andiamo a fare lezione. Ci mettiamo seduti sul materassino, alzo un pelino la musica. Se ci riesco. Ok, andiamo. Oggi ho tolto il tappeto perché se no scivolavo. Allora, ci mettiamo. È già finita la musica? Ho dei problemi con la musica. Gambe divaricate più larghe del materassino. Le mani rivolte con le dita verso dietro, cercate di espandere il torace. Quindi chiudo dietro le scapole, espando il petto in avanti. Cercate proprio di sentire questa chiusura dietro tra le scapole e apertura del petto. Inspirate quando siete in questa posizione, espirate quando andremo a, io dico, insaccarci. Questa è la posizione sbagliata della spalla. Questa è una posizione ottima della spalla. Quindi vado a mobilizzare in questo caso il cingolo scapolo-omerale cercando di andare verso l'alto con l'omero e sento che la scapola si muove intorno alla gabbia toracica. Facciamolo con calma, ci dobbiamo un attimo scaldare. Io giro la testa, però una volta che hai capito l'esercizio cercate di mantenere il tratto cervicale, se mi guardate di fronte è meglio, allineato. Quindi mi insacco con eleganza, estendo. Vado giù e stendo. I piedi sono radicati al suolo, quindi spingono. Giù e su. Ancora 4 volte. Su. Ancora 3. Inspiro. Espiro. Morbido, dobbiamo un attimo scaldarci. L'ultimo. Rimango in estensione. Porto le gambe verso il lato destro e muovo il braccio sinistro nell'angolo lì in alto. Poi guardo la mano, vado dall'altra parte senza muovere le gambe. Mi apro, aprendo il braccio, il petto. Vai. Muovi, guarda in alto. Ruota il più possibile, apri, vai, muovi. Abbiamo già fatto anche questo, l'ho chiamato ballerina, la mia leggeria. Torna, appoggia le mani e vai dall'altra parte, appoggia l'anca, spingi col braccio che è stabile e muovi in torsione. Non esagerate, ci stiamo ancora scaldando. Soprattutto questi movimenti in torsione possono risultare un po' fastidiosi, quindi con calma. Ora lo facciamo in modo dinamico, quindi prima qui, vai subito dall'altra parte. Vai un po' e vai. Lento. Stabilizza quella spalla che rimane, quel braccio che rimane a terra. L'ultimo dall'altra parte. Rimango al centro. Appoggio bene i piedi, incrocio le gambe. Appoggio le mani sulle ginocchia. Adesso mi metto un po' di fronte per farvi vedere la posizione. Ok? Il movimento è della colonna vertebrale, quindi vado in flessione, faccio il gatto e vado in estensione. Vai, in flessione. Da dove parte il movimento? Il movimento parte dal sacro, quindi ruoto, stabilizzo spingendo con le mani sulle ginocchia e poi torno, apro il petto e mi tiro con le braccia sulle ginocchia. Fuori l'aria, prendi l'aria. Fuori l'aria, guarda l'ombelico. Prendi l'aria e inizia a estendere tutto, anche il tratto cervicale, un po'. Guarda in alto. Guarda, muovi lo sguardo per primo, giù. E su. Inspira. E
Inspira. Inspira. Espira. Inspira. Usa le braccia, eh? Espira. Ti appendi. Ti tiri. Ultime due volte. Scusate. Ora porta la tua mano destra sulla mano sinistra. Fai la stessa cosa. Un po' in diagonale. Guarda su. Sei in diagonale col tratto cervicale, eh? Sei sul lato sinistro, giù, quindi sei in torsione col capo, così senti tirare i muscoli laterali del lato destro, in questo caso il mio, sento un cordone che si chiama sternocleidomastoideo, la professoressa, giù. Oggi mio figlio viene interrogato in anatomia, prima abbiamo studiato, se scazza mi arrabbio, l'ultima volta mio figlio grande, vai al centro, metti la mano sinistra sulla destra e fai la stessa cosa, 6 volte lo facciamo. Movimenti lenti, eh? Trova il tuo ritmo abbinato con la respirazione. Ultime 2 volte. C'è qualcuno che picchia contro il muro. L'ultima volta. Ok, appoggiate i piedi. Piano piano ci dobbiamo sdraiare, quindi andiamo giù a terra. Ok. Sistemate bene i piedi, lo metto un po' più al centro. Andiamo a lavorare sul bridging, sul ponte, quindi sistemo bene il sacro, la zona lombare lievemente sollevata, il neutro, le scapole appoggiate, le spalle giù, le braccia che spingono, i piedi paralleli che spingono a terra. Sistemate il tratto cervicale e andiamo a muovere prima il pube verso il soffitto, spingendo coi piedi. Dovete sentire la luce che stabilizza. Stringo i glutei, il peso del corpo arriva tra le scapole, non sul tratto cervicale, e poi piano piano scendo dalla vertebra, per intenderci, dietro il reggiseno, poi quella dopo, riappoggio il sacro, torno in neutro. Quindi il primo movimento è schiaccio la colonna a terra, retroversione, salgo spingendo le ginocchia, è importante perché sennò dopo vi faccio fare un esercizio di destabilizzazione. Se non siete stabili nel primo esercizio, nel terzo non ci arrivate, eh? Quindi giù, piano, concentratevi, fuori l'aria, dovete snocciolare la colonna vertebra dopo vertebra, visualizzatela dentro la testa, prima il sacro, poi la zona lombare, poi la zona dorsale, poi arrivo e percepisco le mie scapole, allungo la testa da una parte e le ginocchia dall'altra e poi scendo dalla vertebra più in alto, dorsale, faccio il procedimento all'inverso. Fai la stessa cosa togliendo le mani, le metti sopra, davanti allo sterno, sali, diventa un po' più instabile perché prima le mani spingevano e poi scendi. Ancora, sali, spingi coi piedi, mi raccomando, e poi scendi. Attivazione di tutta la muscolatura, sia della muscolatura degli arti inferiori, glutei, che degli addominali, dei dorsali, tutto, e scendo. L'ultima volta rimango su con le gambe, stringi, spingi per terra coi piedi, se no poi cadi. Metti le tue mani sopra le anche e fai cadere verso il basso, ma lievemente, solo l'anca di sinistra, premendo con la gamba destra. È come una barchetta, sentite che la cresta iliaca è caduta giù un pochino. Poi torna parallela e poi lo fai dall'altra parte. Io questo esercizio lo chiamo bacchetta, però devo sentire che le ginocchia non si muovono troppo. Quindi scendo, è una mobilizzazione in questo senso del bacino, ancora 2 volte. L'ultima volta, torno e scendo giù. Sollevo il ginocchio destro.
Appoggia la mano destra sul ginocchio, anche questo ve l'ho già fatto fare. Contrazione isometrica, spingi forte. 5, 4, 3, il bacino è giù, 2, cambio. Vai, spingi forte. La testa è giù, le spalle sono rilassate. Devo sentire e percepire l'addome. Cambio. Vai, solleva. Spingi. È molto importante questa stabilizzazione per poter fare poi l'esercizio più difficile, torna, che vi farò fare fra poco, che si chiama 100. Ok? Quindi se non percepite questo, dopo non vi viene 100. La mia pronuncia in inglese è sempre molto dolce. 100. Vai, spingi. Ora lo complichiamo un pochino. È lo stesso esercizio. Torna. Devo continuare a spingere il braccio, stessa gamba, ma l'altro braccio e l'altra gamba si distendono. Poi torni, stendi braccio e gamba, spingi e poi torni. Guardami, vai, spingi. Non è eccessiva la spinta adesso, perché se spingete troppo dopo inarcate. Torna. È una stabilizzazione, quindi devo percepire che il mio corpo è stabile sia su un lato che sull'altro, ma soprattutto che la schiena non si modifica. Torna, ultimi due. Torna, potenza nell'addome, stabilizza, allunga, torna, appoggia, riappoggia le braccia e torna di nuovo in bridging. Sali, ponte, torna giù, sali. Lo sentite picchiettare del martello? È l'idraulico, è il mio idraulico. E giù. Ora rimani su in ponte. Solleva la gamba destra, metti il braccio sinistro appoggiato e spingi controspinta, quello di prima, soltanto che adesso sei in ponte. 4, 3, 2, non scendere dal ponte, cambia braccio, cambia lato, spingi. La gamba che rimane per terra deve sostenerti, la gamba che sta spingendo e il braccio devono spingere. Cambio, vai. Spingi, concentrati, torna, spingi, vai, non perdere la stabilità, vai ancora due volte, spingi, torna, spingi, torna, l'ultima volta, una gamba, spingi, e l'ultima volta con l'altra gamba. Sei sempre in ponte. E torni e scendi giù. Adesso solleva le braccia, le distendi. Solleva le gambe a 90 gradi. Da questa posizione partono le braccia, sali e vai ad appoggiare la zona lombare. Le mani, palmo della mano, guarda verso il basso e poi torni. Dovete usare gli addominali. Spingi le braccia lontane. Fai 5 oscillazioni, 1, 2, 3, 4, 5. Mentre fai le oscillazioni, espira, quindi inspira, ti prepari. Vai, espira, 1, 2, 3, 4, 5, inspira. Vai, espira, 1, 2, 3, 4, questa è la parte facile. Vai, 1, 2, non ti devi muovere col corpo, eh? Devi solo destabilizzare con il braccio, ma il corpo sta fermo. L'ultima volta così. Vai. Adesso facciamo la stessa cosa portando una gamba in estensione. Sali, 1, 2, 3, 4, giù. L'altra gamba. 1, 2, 3, 4, 5, giù. L'altra gamba. Quante gambe abbiamo? 3, 4, 5, giù. Vai. 1. Adesso lo facciamo portando entrambe le gambe in estensione. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 1, 2, espira, eh. Mentre conto, tu devi espirare.
Vai. 1, 2, 3, 4, 5. L'ultimo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Afferra le ginocchia. Rilassa un attimino. Perché lo dovete rifare, eh? Allora, vi ho dato tre possibilità. Gambe flesse, una gamba, gambe tese. Scegli quello che per te è più facile da controllare. Poi, mano a mano che passa il tempo, puoi provare a farle prima una, poi l'altra, o cambiarle anche. Però prima la parte facile deve essere acquisita. Quindi, braccia distese, scegli quello che vuoi. Io faccio con le gambe tese. Tu fai quello che vuoi, 5 oscillazioni per 5 volte. Vai. 2, 3, 4, 5. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, butta fuori, butta fuori, butta fuori, butta fuori, butta fuori. Altre due. Vai, l'ultimo. Recupera. Stabilizza bene. Lo rifacciamo l'ultima volta. Scegli, puoi provare. Se hai fatto con le gambe flesse, adesso prova con una gamba distesa. Stendi le braccia. Sistema bene la schiena, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, stendi. 1, 2, 3, 4. Dentro bene la pancia, eh? Vai dentro con l'ombelico. L'ultimo. 1, 2, 3, 4, 5. Afferro. Più riesci a dare su in flessione col busto, meglio è. Adesso facciamo la stessa variazione con l'attivazione degli addominali, però usando un po' le gambe in modo dinamico. Solleva sempre le gambe, afferra la gamba, io ho la sinistra qua, stendi la destra. Quando fate questo esercizio, se la vostra gamba sta così, non state lavorando bene. La gamba deve spingere contro la mano. E cambio. E cambio, e tiro, e tiro. Non abbasso la gamba, la spingo contro la mano, mentre l'addome stabilizza. 4, 3, 2, 1, relax. Se avete fatto un buon lavoro prima, adesso lo sentite che sta lavorando l'addome, eh? Quindi la vostra tibia spinge in contrapposizione contro la mano, che spinge dalla parte opposta verso il basso. Sali, arrotonda, una gamba, via, spingo, 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 guardate le mie braccia, sono flesse, vai, vai. Questo è un esercizio classico del Pilates, fatto bene però, lavora tutto il corpo, anche le gambe. Ancora due, l'ultimo, torno, relax. Quindi dovete sentire le gambe che spingono, sentire le spalle stabili e sentire l'addome. Adesso lo facciamo con la gamba tesa, quindi mettiamo la componente stretch. Una gamba è tesa, l'altra è giù, con la mano tiro, con le mani tiro, tiro. Su col busto, vai, fai con me. Solo 4, solo 3, io non sono molto flessibile, sono i miei colleghi che si afferrano su. Quindi fallo bene, se ci riesco io ci riesci anche tu. L'ultimo, ho perso il conto, giù. Relax. Lo rifacciamo. La punta in estensione sempre del piede. Estendete bene le ginocchia e tirate con le mani verso di voi. Proviamo, solleva. Una giù, una su, tira. Bacia il ginocchio, vai. Uno. Due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù. Spero che si sia sentito un po', eh? Più ne fate, una bella combinazione sarebbe fare 100, single e poi quello con la gamba tesa. Tutti insieme, adesso lo facciamo. E dopo passiamo alla mobilità.
Quindi, prima handbread, 5, poi il ginocchio flesso, poi la gamba tesa. Siamo pronti? Vi dico io quante volte, eh? 90 gradi, stendi le braccia. Handbread, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ancora. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ancora. 1, 2, 3, 4. Espira, eh? Mi raccomando, l'ultima volta. 1, 2, rimani su, afferra la gamba. Single, vai. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e l'ultimo, gamba tesa. 1 e 2 e 3 e 4, vai. 5, 6, respira, 7, 8, stop. Oh, adesso andiamo a mobilizzare la colonna. Ti sdrai, sei già sdraiata, distendendo le braccia come un'enorme stella. Allunga bene nei quattro lati. Stiri, così allunghiamo un po' questa parete addominale, che se lavorato bene l'ha sentito, dopo me lo dite. Respirate. Anche qua un lavoro di mobilità, ma attivazione sempre dell'addome. Metto, ascoltate bene, il piede destro sopra il piede sinistro. Lo incrocio. Il braccio sinistro rimane per terra, il braccio destro sale. Devo fare un roll up, quindi non mi devo alzare. Nel fare questo, il braccio che è a terra mi dà una mano. Quindi, porta sul braccio, porta sullo sguardo, inizia a salire e vai in flessione, portando il palmo della mano verso l'alto, guarda la mano. Ora, riappoggia la mano sinistra, allontana il braccio sinistro, allontana, 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 e torni a stella. Non con la gamba, solo col braccio. Rifacciamo. Solleva il soffitto, inizia a salire. Vai, 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 usa l'addome, vai, 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 stretch. Torno, appoggia lentamente, vedi che vado proprio lento, non faccio lento perché non riuscivo a parlare. Lo faccio lento proprio per attivare tutta la muscolatura fasciale, ok? Vai di nuovo, su, appoggio, inizia a muovere dall'obliquo verso l'anca opposta, vai, mi aiuto col braccio, se non ce la faccio, mi aiuto proprio, eh? E trac. Su. Ora con la mano porto lontano, 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 lontano. E lo rifacciamo l'ultima volta da questa parte. Su. Vai. Sterno. Usa l'addome, vai, spingi con la mano. E lì. Torna, giù lentamente, apri a stella, metti la gamba sinistra sulla destra e facciamo la stessa cosa, braccio sinistro, vai, roll up, allontana il braccio, allontana il braccio, allontana il braccio, allontana il braccio, torna a stella, vai. Ultima, sali, vai lontano, 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 appoggio l'ascella, diciamo, e poi ti sdrai qua, stella, vai su, sei in diagonale, quando sali un pochino, palmo su, torno, scendo, 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 riappoggio, l'ultimo, su, sali, 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 sali. Scendi lontano, 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 lontano. Ok, torna e ti giri. Pancia giù. Appoggia le braccia nella posizione della sfinge. Posizione della sfinge prevede gomiti a 90, le gambe morbide, attivazione delle spalle, rimango qua. Mobilizziamo in questa posizione qua l'anca, quindi fletti il ginocchio destro al petto.
il cane che fa la pipì. Non perdere le spalle. Qua devi sentire che la coscia di destra e l'anca, la cresta iliaca di destra rimane a terra. L'altra gamba, cambio. Vai. Fletti bene il ginocchio più su possibile. È uno stretch, L'ultimo. Ancora con la destra. Fai su bene. Sento che l'anca viene spinta verso il basso. Stanno interrogando mio figlio. Speriamo che sappia l'anatomia umana. Cambio. Stai lì, Torna. Adesso da qua appoggia le mani, vai in quadrupedia. Facciamo l'ultima sequenza dove prevede la stabilità delle spalle. Ti ricordi che prima ti ho fatto fare quello scivolamento? Bene, adesso lo devi applicare, non ti devi insaccare, devi spingere. Per fare questo cercate di spingere un po' di più sulla fascia laterale del mignolo in modo tale da ruotare il gomito, la parte interna del gomito, un po' verso avanti, per intenderci, ok? Da quella posizione lì estendo il braccio e la gamba opposta. Ci sto? Mantengo stabile, il piede può stare anche così se preferite. E poi fletto. Estendo. Fletto. Vedete che mi tiro il ginocchio verso la fronte. Estensione. Flessione. Fai il gatto. Estensione. Flessione, ancora due, sei volte, estensione, flessione, l'ultimo, flessione, rimani con la gamba sinistra flessa, vai ad afferrare, occhio a questa posizione, la caviglia, mantieni la spinta del piede contro la mano come la punta di una freccia. Vedete, la mia schiena si sta formando come un arco e la punta è la freccia e il piede. Da questa posizione inizia a oscillare avanti e indietro. Spingi la mano contro il piede contro la mano. Oscilla. Spingi per stabilizzare. 4, 3, 2, 1. Piano. Vai nella posizione del fanciullo. Dobbiamo fare la stessa cosa dall'altra parte. Questo è l'esercizio più difficile, quindi occhio quando lo fate. Cioè, mio figlio lo fa con me. Quindi, mettiti di qua, se no non vedo. No, mettiti più avanti. Quadrupedia. Dobbiamo stendere il braccio e la gamba opposta. Quindi se hai fatto braccio destro e gamba sinistra prima, adesso fai braccio sinistro e gamba destra. Lo vai lì. Vai, stendi. Certo. E poi afferri il ginocchio e tiri. Come ti fa? Stendi. Così. Stendi. Bravo. E tira. L'altra gamba di lì. Stendi. E tira, stendi, stabilizza e tira, ancora due, stendi e tira, l'ultimo, stendi e tira. Adesso rimani, devi afferrare il collo del piede. Una volta afferrato inizia a spingere come la punta di una freccia e da lì oscilla, non devi cadere di lì. Vai, concentrazione. Avanti e indietro. Se siete come mio figlio piccolo, siamo messi male. Vai, 4, 3, 2, 1. Giù, meglio dirgli, e mi rilasso. Ecco
questo ti viene bene. Adesso facciamo l'ultimo. Appoggiate le mani all'altezza del materasso. I piedi sono uniti. Da qui salgo e stendo. Torno giù. Uscivo. Mettiti qua sul materasso. E te? E sto qua. Ma c'hai... Fa lo stesso. Ah, pronti? Estendo, vado dietro. Riappoggia le ginocchia. Riappoggia il collo del piede e ti siedi in posizione del fanciullo. Quindi, prima appoggio le dita. Poi vado avanti col peso, poi vado dietro, rimango. Riappoggio le ginocchia. Posizione del fanciullo. Ok? Vai. Su. Tra. Dietro. Appoggio. Giù. Ultimi due. Su. Appoggia. Stendo. Giù. E mi siedo. Ora devi rimanere su. Su. Appoggia. E con i piedi inizia a camminare verso le mani. Quando sei al limite, torni indietro. Montagna, vai, cammino. Lombrico. Di nuovo, montagna. Spingi il petto. Lombrico. Montagna. Spingi il petto. Lombrico. Ti fermi qua, piega le gambe, afferra dietro, così. Com'è che fai? Così. E tiro sulla colonna, come se dovessi fare il gatto, un enorme C. Bravo, Didi. E faccio vedere anche te. Molla le braccia e sali su. E stop. Bravo! Beh, brava, ce l'hai fatta alla fine. Stop, ragazzi! Allora, con l'aiuto di Didi, che è Dylan, che è lui, abbiamo fatto un po' di attività. Quindi, siete riusciti a fare gli addominali? Fatti bene? Risposta? Qual è la risposta affermativa? Vediamo se qualcuno risponde. C'è la Marina, c'è qualcuno, c'è la Paola. Avete fatto bene gli addominali? Vediamo un po'. Vediamo se ci risponde qualcuno. Intanto vi dico che domani c'è la marcia alle 5:30. Grazie mille, grazie a te Beatrice. Okay. Maria Grazia, brava. Alle 5:30 che farà la lezione. Io invece farò lezione sabato alle 11. Cinzia, grazie, sei fantastica. Grazie Cinzia, sei fantastica tu. E adesso organizziamo questo... Paola, sì, bene. Organizziamo questo evento. Vediamo se troviamo un parco tranquillo dove fare lezione per chi vuole venire in diretta e in diretta sempre su Instagram, così ci vedete sia dal vivo e sia non dal vivo, via web. E adesso vediamo come organizzarlo. E cosa vi dico? Vi dico che io vi aspetto sabato, dai fermo col ditino e la marci domani e vi vogliamo bene. Ciao a tutti, ciao! Aspetta che devo firmare. Qui stanno tagliando l'erba ovunque. Molto bene, ma ci veniamo a casa tua allora. Da qualche parte lo facciamo, va bene? Adesso ci organizziamo. Grazie, grazie a tutti ragazze. Ciao!